Da lì, quella che ha fatto conoscere OpenAI al grande pubblico è l'annuncio della disponibilità in beta, è un invito per 1 milione di persone per provare, per l'apertura della waiting list, per poter provare appunto la beta di Da lì, è del 20 luglio del 2022, quindi fra poco è un anno. L'interfaccia di Da lì è molto semplice, è diciamo un'unica linea in cui si può inserire la richiesta, il prompt. Sotto c'è una griglia con delle immagini, di esempio andando con col mouse sopra l'immagine è possibile vedere il prompt con cui sono state generate. Sono prompt molto descrittivi, non contengono parametri, infatti gli utenti non possono usare parametri, neanche il seed per esempio. Questo secondo me limita abbastanza l'usabilità di questo strumento anche in confronto a quelli che poi sono usciti successivamente e che hanno fatto vedere cosa si può fare usando il prompt, sia Midjourney che Stable Diffusion, tanto per fare due nomi. Comunque in questo caso in questa interfaccia, appunto questa parte qui è quella in cui si va a inserire il prompt, si clicca su Generate e si ottiene l'immagine. Funziona a crediti, $15 danno 115 crediti, un credito corrisponde a un'azione che può essere la generazione di un'immagine, l'allargamento di un'immagine, insomma qualunque azione venga richiesta è un credito. Ogni mese rende disponibili 15 crediti, vedete? Quindi se uno si iscrive oggi, che è il 18 di luglio, ottiene 15 crediti, il mese prossimo, il 18 di agosto, gli eventuali crediti ancora disponibili di luglio vengono cancellati, ma vengono ricreditati 15 crediti per agosto. È possibile lavorare sia in Outpainting che in Inpainting andando in questa sezione, nell'editor. Qui è possibile inserire un'immagine e appunto allargarla a 1024x1024, oppure tramite operazioni di outpainting allargare in modo anche notevole le immagini. Ho fatto una prova, ho creato un'immagine, ecco questa è l'immagine inserita, 768x768. Ecco, vedete, ha subito disegnato il frame di 1024. La prima operazione che ho fatto è stato chiedere l'allargamento a 1024, corrisponde, un'operazione di questo tipo corrisponde a un credito. Ogni volta che si fa una richiesta, da lì genera 4 proposte e si può scegliere fra queste 4 proposte oppure fare un'altra generazione. Mi ha generato 4 proposte, qui mette il prompt che ho usato. Questa è la prima proposta, seconda, terza e quarta. Vedete, ha aggiunto degli elementi nuovi sul bordo, nella parte diciamo esterna all'immagine che avevo inserito. Quella che ho scelto è stata la prima, perché mi piacciono di più gli schizzi d'acqua. Una volta diciamo aumentata l'immagine, ho provato a fare un'operazione di outpainting e ho provato a chiedere di costruire la parte a sinistra. Ecco, qui fa vedere come era posizionato il quadrato di generazione, quindi questa parte è la parte di immagine originale che ho ottenuto all'interno. E questa è la proposta, la prima, anche qui quattro versioni, la prima, seconda, terza e quarta. Questa è diciamo la versione che mi è piaciuta, quindi ho selezionato questa. A questo punto ho provato anche a creare la parte diciamo a destra e anche qui mi ha fatto 4 proposte. Anche qui si vede ovviamente il prompt deve cambiare rispetto all'originale, nel senso che in questa parte qui, sia la parte a sinistra che a destra dell'immagine originale ingrandita,
non c'è il Martin Pescatore, per cui nel prompt non ci deve essere la richiesta del Martin Pescatore. Devo chiedere, devo essere un prompt che descrive solo quello che va inserito nel quadrato aggiuntivo. Prima proposta, seconda, terza e quarta. Diciamo che nessuna di queste mi ha soddisfatto, mi sono tenuto l'immagine, questa immagine. In basso a destra c'è il watermark che inseriscono nelle loro immagini, questo è il watermark di Dalí. È possibile anche cancellare delle parti interne e chiedere di rigenerare quella parte. Diciamo che non mi è sembrato di, come dire, perfettamente riuscito al 100%, ecco. Ho provato a chiedere a Dalí di inserire un altro Martin Pescatore dando lo stesso prompt che ho usato per il primo, e le quattro proposte sono queste. Questa è la prima, tra l'altro queste scritte che si vedono, qualche dubbio sui dataset di istruzione lo fa venire, come dire, non è un problema solo di Stable Diffusion. La seconda, la terza e la quarta proposta. Diciamo che nessuna mi ha soddisfatto, per cui non le ho usate. Di documentazione non c'è molto, giusto qui in questa pagina è possibile avere questa Dalí Editor Guide che finisce qua. Delle informazioni si possono trovare sul canale Discord di OpenAI. Infatti, diciamo, in questo canale ci sono informazioni chiaramente su ChatGPT, ma anche scendendo c'è una parte dedicata a Dalí, sia come discussioni in generale, sia come gallerie. Ecco, ad esempio si possono trovare, questo è quello che si può fare con Dalí sostanzialmente. Può sembrare uno strumento poco performante, ci hanno fatto delle cose molto interessanti, ad esempio hanno fatto questo spot. Si tratta di una pubblicità della Nestlé. Partendo dal quadro di Vermeer La Lattaia, usando la feature dell'outpainting vista prima, hanno costruito un'immagine molto più grande, diciamo ricostruendo tutto l'ambiente che c'è intorno. Ecco, fa anche vedere le scelte fra le quattro opzioni. Un altro uso abbastanza recente di Dalí è quello fatto da Microsoft. Microsoft ha concluso un accordo con OpenAI all'inizio dell'anno, di fatto ha acquisito metà della società, e grazie a questa operazione ha potuto inserire ChatGPT nel suo motore di ricerca, lo sta inserendo anche in Office, insomma sta facendo parecchie cose. Una delle cose che ha fatto, ha inserito la possibilità di utilizzare Dalí nel suo motore di ricerca in Bing. Infatti c'è Bing Create e con tecnologia Dalí, come c'è scritto qua in alto. È abbastanza semplice, anche qui funziona solo con la riga per il prompt, non ci sono parametri né niente. Anche qui crea quattro versioni dell'immagine richiesta ed è gratuito. Ho chiesto di creare un'immagine di un Martin Pescatore. Il prompt era questa e ha creato, non sono male come immagini queste. Diciamo che ha rispettato decisamente bene la mia richiesta di luce cinematic lighting. Quindi la mia preferita è questa. Diciamo che Dalí usato attraverso Bing funziona abbastanza bene. Al vantaggio che è gratuito, può essere un ottimo modo per utilizzarlo. Arrivando alla conclusione, diciamo quello che penso di Dalí, allora è stato quello che ha fatto fare il botto
iniziale a OpenAI, ma anche a tutte le intelligenze artificiali generative che sono venute dopo, Midjourney, Stable Diffusion, il mese successivo, e poi tutte le altre che sono seguite. Ed è un botto che continua tuttora, perché diciamo che il fenomeno dell'intelligenza artificiale sta continuando con lo stesso, forse anche con un maggior successo di un anno fa. Come strumento mi sembra uno strumento per chi sta iniziando, perché vuole cercare di capire cosa succede, come funziona e cosa si può fare con un'intelligenza artificiale di questo tipo. Prima di decidere di acquistare e di configurare un computer adatto per poter lavorare in locale con Stable Diffusion, piuttosto che impegnarsi con un abbonamento con Midjourney o con altre alternative, può essere un discreto modo per iniziare, anche se il costo, che è circa 13 centesimi a credito, anche se il costo di 13 centesimi a credito non è quello più abbordabile, perché ci sono proposte, service che permettono di lavorare con l'intelligenza artificiale a costi anche inferiori. Per esempio Dream Studio di Stable Diffusion, il costo di un'azione è un centesimo e mezzo.